mister, le vorrei chiedere a livello psicologico questa partita quanto è importante per lei. Grazie. Per me, per la squadra, come ho detto prima, è importante. È importante. Una squadra che, come noi, lotta per la salvezza, diciamo, lotta per la salvezza, vuol dire che punti anche possono valere un po' di più, però la prepariamo come tutte le altre partite. Ecco. La seconda domanda vorrei chiederle che idea si è fatto di Thiago Motta allenatore. Grazie. A me a Genova mi è piaciuto tanto. Ora sta facendo cose belle, interessanti, mi piace anche come modo di imporsi, di parlare, tutto quanto. Per me è interessante, molto interessante. Alberto Fabri alla slide. Ciao mister, ben trovato. E tornando allo stadio Ferraris di Genova, minuto 3 c'è stata secondo me una parata che è stata decisiva per il corso della gara, questo diagonale di Criscito dove Monti Possi è disteso molto bene sulla sua sinistra e ha salvato anche il risultato. Ti chiedevo questo perché secondo me sento troppe critiche nei confronti del nostro portiere quando secondo me invece sta rispondendo molto bene. Il tuo punto di vista in merito a Monti Possi? Ma io non vedo queste critiche, anzi penso che tutti i gol quelli che abbiamo concesso non c'entra niente con lui, anzi ha fatto due o tre cose interessanti. Io sono contento di averlo e poi penso che farà un grande anno. C'è ancora margine di miglioramento, abbiamo Massimo allenatore suo, che si tratta uno dei più forti nel suo ruolo di allenatori di portieri. Io sono contento di loro, vedo anche altri due ragazzi, si erano bene, applicati, non vedo, cioè, sono contento di loro. Concordo con te, mister. Parlando invece di due giovani, uno secondo me era un protagonista della conferenza prepartita di Genova-Verona, tu hai detto c'è qualche difensore che mi ha sorpreso maggiormente e il nome mi viene da dire quello di Nicolo Casale che si è rivelato anche assist man, un altro prodotto del settore giovanile dell'Hellas Verona che al primo anno in Serie A comunque sta dimostrando le sue qualità. Ti chiedo appunto di Nicolò cosa pensi e di Cancellieri nelle prime tre partite con un'altra gestione ovviamente, Matteo era uno dei protagonisti, sì. Ti chiedo adesso nuovamente Matteo, convocato in Under 21. Matteo, come hai già parlato, mi dispiace perché ho visto anche le partite precedenti, si tratta di un talento, un giovane con una bella gamba, con una bella corsa, lo trovo un po' un piccolo problemino di anche di ruolo in un sistema a tre dove lui, diciamo, non è un attaccante, non è un trequartista, non è neanche un quinto, diciamo. Allora stiamo lavorando, siccome anche lui è una ala pura, no? In un 4-3-3, un 4-4-2, allora bisogna lavorare con lui di adattarlo come quinto, che stiamo lavorando, siccome anche Lazovic all'inizio in sua carriera era una ala, poi si è adattato a quello, bisogna lavorare di ecco, in questa direzione qua, perché dietro la punta secondo me non è il suo posto ideale come attaccante centrale neanche, allora bisogna farlo. Secondo me potrebbe essere un offensivo quinto se migliora un po' di fase difensiva, perché non si può giocare non difendendo bene. Ecco. Però dai, stiamo lavorando, è ancora giovane, mi dispiace che non ha potuto cogliersi qualche minuto, no, di metterlo dentro, però è una partita un po' così particolare, vediamo in futuro. Invece Nicolò ha fatto bene. È un ragazzo applicato, buono, con le buone doti e niente, lavoriamo di crescere ancora. Ecco. Grazie. Buongiorno mister, io volevo chiederti cosa temi maggiormente dello Spezia, ecco. Io temo tutto, penso che sia una squadra
in buona transizione, neanche voglia di fare palleggio, in una squadra che sta in campo, ecco, tutte cose, una squadra con le sue qualità, non temo niente di loro, in senso non che sono prepotente o che penso, cioè, niente di particolare, non c'è un dettaglio che volevo dire, questo, che non temo un dettaglio. Io sempre penso che dipende tanto da mia squadra, da noi. Si gioca partita di Coppa contro una squadra Serie B o si gioca Juve a casa nostra, c'è sempre che puoi lavorare su tua squadra e affrontare te, fare te le cose giuste e poi vediamo. E poi volevo chiederti, proiettandoci magari già al dopo Spezia, avrai la pausa a disposizione, volevo chiederti su cosa lavorerai e se la sfrutterai magari per migliorare la condizione fisica di cui stiamo parlando nelle ultime settimane. Ecco. Vediamo quanti vanno in nazionale, quanti si fermano, perché anche quello è un problemino, però come tutti noi, tutte le squadre, se muoviamo le allenatori, hanno sempre stesse problematiche. Però si sfrutta ogni giorno anche di conoscere i ragazzi. Sono appena qua una decina di giorni, due settimane. Quelli che rimangono sicuramente lavoreranno bene, perché poi c'è la prima, dopo è Milan di sabato, e con quelli che ci sono qua e poi che torno nazionale prima possibile, speriamo, senza farsi male per i problemi, e prepararla meglio quella partita là. È sempre bello qua. Io guardo la squadra, vedo le sue caratteristiche, le sue qualità, e poi la preparo sempre, come ho detto prima, sempre uguale, in senso sempre al massimo. E poi se noi prepariamo bene, stiamo bene nella partita, abbiamo giocatori con più qualità di quella squadra, ci avremo un po' più possibilità di vincere. Questo è quello che conta, no? Cioè, queste cose un po' fuori, davanti, può essere anche casuale, soprattutto se si guarda solo 5 partite, che sono poche partite, di fare una statistica giusta. Però, come ho detto prima, tutte le partite in Serie A sono difficili, sia a casa sia fuori. Pensi che potrebbe essere una partita facile, poi c'è Juve Spezia, ha vinto con un gol solo Juve. Milan aveva 1-1 quando hanno fatto gol a 2-3 minuti, 5 minuti alla fine. Cioè, vuol dire che così sarà domani. Noi dobbiamo andare al massimo e vediamo cosa prendiamo. E poi ti chiedo, da quando sei arrivato abbiamo avuto ottime risposte dal punto di vista della manovra offensiva. E sulla difesa, dove peraltro è giustamente sottolineato che i gol presi sono nati tutti da situazioni di calcio da fermo, non tanto da errori individuali, ti chiedo, in questa settimana hai avuto modo anche di provare a lavorare su queste situazioni? Sì, qui sì, abbiamo lavorato su questo. Ok.